Lo scontro nato tra Sami Youssef e Alex Belli al Grande Fratello VIP ha spaccato la casa. A sua volta, c'è stata una lite tra Inet Stevens e Soleil Sorge. Quest'ultima è stata accusata da Raffaella Fico di avere avuto un comportamento razzista. Ma alcuni telespettatori che hanno assistito alla scena hanno attaccato la showgirl campana. Tutto è partito da una lite tra il modello egiziano e l'ex attore di 100 vetrine. Nel dettaglio, Alex Belli ha chiesto a tutti i vipponi di stare in silenzio per ascoltare una comunicazione dalla regia. Il modo in cui Alex ha zittito i coinquilini non è piaciuto a Sami, che lo ha fatto notare. In seguito alla discussione tra i due concorrenti, è intervenuta Soleil Sorge. Quest'ultima ha invitato Sami e Inet a non urlare, sembrate delle scimmie. Affermazione che hanno mandato su tutte le furie la modella venezuelana. Stevens ha chiesto a Soleil di non farle la morale, poiché è la prima che urla quando c'è una discussione in casa e non lascia mai parlare. Inoltre, Inet si è detta convinta che Sami era tranquillo mentre Alex ha cominciato a strillare. Sulla base di quanto dichiarato, la 39enne ha chiesto a tutti di tornare con i piedi per terra poiché al Grande Fratello VIP tutti i concorrenti sono uguali. Le parole utilizzate da Soleil Sorge a loro volta hanno spaccato la casa. In particolare, Raffaella Fico si è sentita in dovere di rimproverare la 27enne italo-americana. Raffaella ha esordito, Soleil ha dato delle scimmie ad Inet e Sami. A detta della campana, accostare la parola scimmia ad una persona venezuelana e egiziana è sinonimo di razzismo. Per questo motivo, la diretta interessata ha spiegato di non volere sentire determinati aggettivi neanche per gioco, non transigo. Stando a quanto lamentato da Fico, Soleil avrebbe anche preso in giro il modello per non sapere bene l'italiano. A tale proposito, Raffaella ne ha parlato subito con Soleil. Quest'ultima però ha precisato il senso delle sue affermazioni, razzismo. Non scherziamo. Sorge ha fatto sapere che in quel momento tutti i vipponi stavano urlando, compresi Alex e Inet. Inoltre, il termine scimmie non era affatto riferito a duo Stevens Youssef, ma in modo generico. La maxilite avvenuta al Grande Fratello VIP è stata commentata anche sui social da alcuni telespettatori. A quanto pare, Soleil è stata difesa dalla maggioranza mentre Raffaella è finita al centro delle polemiche. Scendendo nel dettaglio, un utente ha chiosato, Fico presuntuosa. A detta dell'utente, nel gruppo rimproverato da Soleil c'era anche Alex Belli. Un altro telespettatore ha fatto notare che anche l'attore ha paragonato i vipponi che urlavano delle scimmie. Infine, una telespettatrice ha chiosato, ma veramente Raffaella sta accusando Soleil di razzismo? L'utente non vede l'ora della puntata di venerdì 1 ottobre per assistere al chiarimento in diretta.